Le Olimpiadi di Sochi sono finalmente iniziate e in barba alle polemiche hanno fatto subito tanto show. A partire dalla cerimonia di apertura, dove i fuochi d'artificio proprio non la volevano smettere di scoppiare. E poco importa se un cerchio olimpico all'inizio non si è acceso come avrebbe dovuto. The show must go on. Ed ecco che insieme all'entusiasmo arriva anche il primo oro. Ad indossare la preziosa medaglia è stato Sage Contesburg, statunitense, che ha vinto lo slopestyle, disciplina dello snowboard, ai suoi esordi proprio alle Olimpiadi di Sochi, grazie a una prima prova davvero sensazionale che gli ha fatto raggiungere il punteggio di 93,50. Argento al norvegese Stale Standback, che ha realizzato uno score di 91,75 nella seconda discesa. Bronzo al canadese Mark McMorris, che ha completato un podio di ventenni, tutti nati nel 1993, grazie ad un punteggio di 87,50 ottenuto alla seconda prova. La prima medaglia d'oro femminile invece va a Merit Bjørgen, campionessa nella disciplina dello shiathlon. La norvegese ha percorso i 15 km con un tempo davvero eccezionale.